Benvenuti a questo incontro. Il mio nome è Riccardo. Ehi, dove andate? Aspettate, aspettate! Non ho ancora iniziato! Aspettate! Sì, dimmi, prego. Evita un'introduzione banale. In questo video vi spiegherò come creare la vostra introduzione con tre tecniche in stile. Striscia la Notizia è un telegiornale satirico, a metà strada tra varietà e giornalismo. E funziona perché inizia con l'ingresso dei presentatori che danno una carrellata di quello che sarà la serata. E funziona come introduzione perché? Perché in 30-60 secondi avrà catturato la vostra attenzione. Perché è ogni volta differente. Perché è divertente. Per avere un'idea, guardate un video di Striscia la Notizia. La prima tecnica che vi lascio, che vi consiglio per creare l'introduzione del vostro discorso, si chiama testimonianza. E in cosa consiste la testimonianza? Utilizzare una frase, una testimonianza di una persona celebre, di una persona conosciuta, che quindi possa dare maggior valore al discorso che state per presentare. Ad esempio, immagina che vuoi presentare un discorso dove devi dimostrare l'importanza di parlare in pubblico. La persona che può pensare e non sa come esprimersi è allo stesso livello di una persona che non può pensare. Benvenuti a tutti, buongiorno, il mio nome è Riccardo, sono un formatore, un esperto di public speaking e oggi siamo qui per analizzare i tre pilastri del public speaking. La seconda tecnica che andremo ad utilizzare per creare la vostra o la tua introduzione è l'esempio. Attraverso l'esempio tu aiuterai a capire meglio, permettere che le persone capiscano meglio il messaggio che vuoi trasmettere. L'Università del Michigan ha fatto uno studio su 1290 alunni ed ha chiesto loro quale fosse la competenza che potesse permettergli di avere maggior successo finanziario. Il 70% sapete cosa ha risposto? Abilità di comunicazione. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro, il mio nome è Riccardo e in questa giornata vi spiegherò come le tecniche di public speaking possano aiutare ad avere successo finanziario, economico e commerciale. Siamo arrivati alla tecnica numero 3, che sarà la domanda. E questa, la domanda, ha un grande effetto sul pubblico, indipendentemente da che sia aperta o chiusa. Le domande chiuse hanno un vantaggio, ovvero sono brevi, e non rischi di perdere il controllo della sala, perché ciò che tu fai è chiedere un'opinione immediata al pubblico e potrebbero rispondere con un sì o con un no, oppure potresti invitarli ad alzare la mano e loro possono rispondere facendo specchio del tuo gesto. Facciamo un esempio. Sai giocare a tennis? Sì. Per quanto riguarda le domande aperte, queste offrono al pubblico la possibilità di parlare e il rischio che tu corri come oratore è perdere il controllo della sala. A meno che tu non abbia un po' di esperienza e riesca a gestire tranquillamente ogni tipo di domanda. Ma facciamo un esempio. Perché non sei venuto alla riunione ieri? Non sono venuto perché ho incontrato Marco. Utilizzare la domanda nell'introduzione del vostro discorso è una buona idea, perché in questo modo già informiamo il pubblico del tema che vogliamo discutere. Ipotizziamo che vi trovate in una sala
dove dovete presentare un nuovo modello di depuratore, un nuovo modello, una nuova generazione di depuratore che pulisce perfettamente le acque. E un'idea per un'introduzione d'impatto potrebbe essere questa. Sareste disposti a bere l'acqua del fiume Po? Sì o no? Quanti di voi sarebbero disposti a farlo? Benvenuti, buongiorno, il mio nome è Riccardo e sono qui per presentarvi un prodotto, un nuovo prodotto dell'azienda Aquarius. Questo prodotto è stato pensato per purificare le acque dei fiumi e questo modello Aquarius potrebbe portare un grande miglioramento nella vita delle vostre famiglie, delle vostre campagne, delle vostre industrie. Abbiamo appena parlato di tre tecniche che potete utilizzare per creare l'introduzione del vostro discorso. Le tecniche sono la testimonianza, l'esempio e la domanda. Spero di cuore che questo video sia stato utile. Se volete potete condividerlo o, meglio ancora, potete iscrivervi al mio canale YouTube. Yeah!